Secondo me in generale in una scuola d'arte e poi in particolare per il settore di cui mi occupo io, in una scuola d'arte cinematografica, il docente serve più che altro a far capire all'allievo qual è il suo orientamento artistico, che tipo di prodotti vuole fare. Quindi non è che l'allievo viene formato per fare un certo tipo di cinema o un certo tipo di prodotto, ma l'allievo viene aiutato a capire qual è la direzione che vuole prendere, perché ha scelto di fare cinema, che cosa vuole raccontare, cosa c'ha da dire di originale, di nuovo rispetto a quello che è stato detto finora. In questo senso, secondo me, l'allievo è al centro del processo di formazione, perché lo è nella misura in cui è l'allievo che deve capire cosa vuole dalla formazione e non tanto l'insegnante che deve fargli o il professore che deve fargli capire cosa lui è in grado di fare, ma l'allievo deve capire cosa lui vuole fare. La lezione avviene sempre comunque in due direzioni. Io mi occupo di regia, regia teorica, e quindi noi vediamo i film, li analizziamo, ne discutiamo. La maggior parte dei film ovviamente li propongo io, mi concentro su soprattutto la produzione negli ultimi 10 anni. Quindi noi vediamo e discutiamo moltissimo di cinema contemporaneo, analizziamo i film dal punto di vista tecnico, e tecnico significa dal punto di vista della sceneggiatura, della fotografia, della recitazione, quindi dal punto di vista di chi il cinema un domani lo dovrà fare. Per quanto riguarda invece la sceneggiatura, il corso di sceneggiatura che faccio io ha come obiettivo la scrittura di un soggetto per un lungometraggio. Quindi noi, siccome poi quando si comincia a fare cinema si fanno tantissimi cortometraggi, mentre invece si fa pochissimo esercizio sulla lunghezza del lungometraggio, cioè sull'ora e mezza, 2 ore di racconto. Quindi noi lavoriamo sull'analisi dei film, la struttura in 3 atti, che è la struttura del lungometraggio, e gli allievi scrivono alla fine dell'anno un soggetto per un lungometraggio. Anche nella scrittura del lungometraggio io cerco comunque di capire loro che tipo di cinema vorrebbero fare, che tipo di cose vogliono scrivere, quali sono le storie che li interessano, nel senso che cerco di non dare un tema o qualcosa di vincolante che li vincoli rispetto ai contenuti. Più che altro io li cerco di dare delle regole che riguardino la forma, regole che poi però loro sono, da un certo punto in poi, una volta che sono sicura che le hanno acquisite, libere di mettere in discussione, perché poi comunque questa è una scuola d'arte, perché comunque nel cinema, da un certo punto di vista, le regole in realtà non esistono. Possono essere utili in una fase formativa, ma poi a un certo punto vanno anche dimenticate.